E con la sigla l'appuntamento si rinnova con l'almanacco e con l'oroscopo 6 settembre ed eccoci pronti con il santo di oggi che è San Zaccaria, profeta. L'aforisma invece dice: con tutto l'oro del mondo non si può comprare il battito del cuore, né un lampo di tenerezza. L'almanacco nasceva oggi a Porto Empedocle nel 1925. Andrea Camilleri, autore soprattutto dei romanzi polizieschi, ovviamente su tutti il personaggio del commissario Montalbano. È tempo di oroscopo, 6 settembre, buona fortuna a tutte e a tutti. Ariete, chi dorme non piglia pesci. Questo è ciò che direte ad una persona amica che si sta lasciando sfuggire un'occasione a cui tiene moltissimo e da lungo tempo, ma che non riesce ad intravedere. La vostra attenzione, invece, le sarà di grande aiuto e apprezzerà il vostro senso dell'amicizia. Toro, attenzione a qualcuno che potrebbe tentare di soffiarvi un qualcosa a cui tenete in maniera particolare. Oltretutto, gelosi come siete delle vostre conquiste, potreste veramente soffrirne. Non occorre agire in maniera aggressiva, ma fare intendere le vostre ragioni sarà comunque importante. Gemelli, oggi la vostra disponibilità sarà aperta a qualsiasi persona e a qualsiasi situazione. Attenzione, perché continuando a dire sì potreste trovarvi travolti da una serie di impegni da cui poi non riuscirete a venire fuori facilmente. Cancro, non dovete temere che tutto ciò che vi spaventa sicuramente accadrà. Levatevi certe nere fantasie dalla mente. È perfettamente inutile fare ipotesi così negative che poi si ripercuotono sui vostri nervi e sul comportamento nei confronti degli altri. Leone, qualche accorgimento potrebbe aiutare a risolvere un problema che vi vedeva in un certo senso bloccati. È probabile che qualcuno ve ne parli e vi aiuti a trovare una soluzione appropriata. Se attendete con ansia l'esito di una questione che vi preme, potete stare tranquilli, tutto filerà liscio. Vergine, non lasciate nulla di intentato. Se vi daranno ad intendere che la vostra proposta potrebbe non essere accettata, non mollate subito la presa. Forse vogliono verificare se le vostre intenzioni sono ferme, oppure se anche voi avete dei dubbi. Insistete e vi daranno ascolto. Bilancia, vi sentirete un po' giù di tono, ma è bene dirlo subito, si tratterà soprattutto di una stanchezza fisica che si ripercuote anche sull'umore e sulla vostra vitalità. Non sarebbe male iniziare a seguire una buona cura ricostituente che vi aiuti a superare momenti di stress. Scorpione, il vostro modo di essere è sempre piuttosto raffinato, ma pare che in questa giornata dobbiate fare non poca fatica a mantenere il vostro consueto stile. Vi trasformerete in provocatori, tentando di creare scompiglio nell'ambiente in cui siete. Sagittario, continua il clima di serenità previsto per i segni di fuoco come voi. Vi giungeranno stimoli un po' da tutte le parti, ma se così non fosse, sarete i primi a muovervi per migliorare ciò che fate e per definire quello che può essere rimasto in sospeso. Capricorno, riuscirete ad essere sintetici nell'esporre le vostre ambizioni. Solo così sarete ascoltati da persone che potranno aiutarvi a realizzarle, anche abbastanza rapidamente. Non abbiate timore ad agire e non badate a chi tenterà di frenarvi cercando di farvi vedere certi eventuali aspetti negativi. La persona che amate ha bisogno di maggiori momenti di tenerezza da parte vostra. Acquario, nel corso di questa giornata la vostra vita assumerà toni di saliscendi piuttosto alterni, insomma un po' su e un po' giù, sia la sfera emotiva che quella fisica. Dovrete affrontare scambi di opinioni che talora assumeranno tinte piuttosto vivaci. Pesci, poca energia e poca voglia di reagire nel corso di questa giornata. Più di una volta avvertirete la sensazione di sentirvi sperduti e privi di difese, forse anche perché il vostro tono vitale al momento è molto basso. Vi accorgerete di essere diventati alquanto lagnosi anche nei confronti di chi amate. L'appuntamento, come sempre, è rimandato a domani con la fortuna.